In Liberia sono già oggi circa 16.000, ma presto potrebbero diventarne almeno il doppio. L'emergenza rifugiati innescata dalle violenze in Costa d'Avorio mette in allarme i paesi vicini. Un paradossale esodo che ripercorre all'inverso quello intrapreso meno di 10 anni fa da migliaia di liberiani in fuga dalla guerra civile. A dominare tra gli ivoriani che hanno trovato accoglienza è l'elementare desiderio di tornare a casa. Uno scenario che al momento appare tuttavia improbabile. Il governo di Monrovia ha annunciato che farà di tutto, ma ha fatto sapere che l'allestimento dei campi sarà possibile nelle sole aree dove sono presenti le forze internazionali. Troppo poco, soprattutto alla luce dei 100.000 arrivi stimati dal Ministero dell'Interno per i prossimi giorni.